Oddio, sono ancora da morte. Ma chissà chi è tu qua stavolta. Signor, vieni a tu all'anima che sta il defunto e se proprio il gada passare dal purgatorio mo fa che spurghi in pressia e poi che il volo a dritt fili in paradiso, guarda. Sì, guarda. Ascolta, ma mi hanno detto che è morta anche la Tilde, dove fa, poveretta? Sì, poveri. Però, cioè, dopo, in fin di conto, la chi va poi 98 anni, io, beh, va bene Cesarina che la chi 98 anni, ma le può sempre un'anima del nostro paese che è in persa, Cesarina. Bene, ma guarda, la deve essere stata l'influenza da stanno, guarda che all'ecletà, la fievretta, la pul farniera, insomma, una bronchite scatarrale fulminante, o la pul far dare una riscaldata al cervello, Oddio, sento una sonna che la campana un vino quella dos, guarda, quando sente suonare da morto, che guarda. Has capito, guarda, non bisognerebbe niente dire che sta al lavoro, ma tal san che ti cumple il nostro dottore, Ecco, me posso intere che sti qui, come se tutte le volte che ho una valla al di là, la colpa le dal dottore. Guarda, me dal me dottore, a non posso mica lamentare. Me mi ha sempre fatto fare un sacco d'esame. A far mica per dire, ma guarda, fu più malattie che ne quelli che è sull'enciclopedia medica, adesso te lo dico proprio, L'ultima, tent per dire, ti m'han appena finito curare le vene vanitose, ecco, per dire, ecco. Insomma, me guardo onestamente, Cesarina, metta il di, onestamente, al medutor, fino in cua, a non m'ha mai fatto morire, questo un giuro, al giuro proprio, Viso proprio che manda chi è morto. Sol per andare a dire il rosario. Ah, immagino, sol per quella, Cesarina. Sì, perché stasera con chi il doni si cura Gandel. A Gascumed, vecchia, che è anche la Diomir. Lia, quanta ghe da spattaglare e da scuriosare, la manca minga mai, beh. Guarda, Cesarina. Sì. La Diomira, minga par dire, le tre feste che vaga messa, mica che mi guarda quel che fa fiata quella vaga messa, per l'amor di Dio, Però le tre feste che la va a confessare, la Diomira. A vuol dire che di che durante la settimana l'ha andato a fare il suo giusto, Infin cal canker dal me Adamo, quando la veda passare, ormai le a fissarla come un bacalanda da mal, guarda. E pensare che Cesarina di tramete, Carmagna tramete però, Sicuro. Da quando le andai in pensione, da aver da una banda somuir, che son me, o aver una spirapolvere, a fa stesse fette. Oh, senti guarda, che... ecco. Beh, guarda, adesso dircea a va propria cagarev de strapiantare l'usmarena, ma una scappadina in piazza a vedere chi è morto, a ghiel casca glafa. Guarda, secondo me l'usmarena è ancora da strapiantare, comunque, no, guarda. Dircea, Cesarina. Ma no, dice, beh, adesso però ciao. La petegla ad la Cesarina, la fatenc la migona, ma le sol una gran ruffiena, alla pos vedere? Avanti! Madonna mia di ciao, ma brut lavoro come mi dispiace, ma proprio lui doveva capitare, un bravo ma come lui, un che non ha mai fatto mai neanche la mosca. Calma, Diomira, calma. Beh, ma ascolta, ma chi sarebbe un bravo come lo che non ha mai fatto mai neanche una mosca? Ma chi sarebbe un tale fenomeno? Ma ascolta, sei sicura di non sapere niente?
Odio mira se teta non dismenga quel che ho da sapere, ma come fai a sapere? O come tutto il mattino, anche stamattina, ho letto su frate indovino, sul calendario di frate indovino, in la data di in cui era scritta, eh? È stata il dico, era scritta. Per oggi grandi novità, si avvererà un vostro desiderio, ma finora non è proprio successo niente di umira. Ma ascolta, ma sei sicura di essere venuto o sei triatormi in giro? Ma di umira, se me dico non so niente, le perché non so proprio niente, eh? Secondo te, perché ma... dico no, che non so niente. Beh, allora ti sa proprio niente. E infatti non so niente, ascolta di umira, non girai mica attenti intorno alla torta. Beh, ascolta, ma allora il tuo Adamo? Ma Adamo, al sarà l'usteria come al solito. Lo si vede che il casco alzava, se che quel da sapere che è successo. Chi bonda niente là, guarda tra una partita carti, una partita bocci infanata che guarda, puntar dal foli tutto il de che guarda, al disco, oh, da quella andà in pensione, non ha voluto più far dal fadighi, come se prima quando lavorava gli sfatti mondi dal fadighi. Dov'è? Povretto. Povretto una merda! Allora, tra infortuni, tra ferghi hanno mai lavorato più tre mesi all'anno? Adesso vuoi dire? Ecco, è lavorato in campagna, oh, che la campagna è tutta salute. Infine il fattore non lavorava lo, arriva sempre sì, perché agiva che era un uomo che non rendeva. Sta di che beh, comunque guarda, ognuno ha sacca sua. Comunque bello in campagna, la tacchi piro o tacchi pom? Ah, no, no, al suo settore era quel dei polli. Caro mio, non era un vero esperto di polli. Peggio di un veterinario, beh. Però al suo mastiere, quando il vliva, sol se il vliva, alla sapeva proprio far bene, eh? Era diventato un vero esperto. E poi, e guarda, alla sua passione era il gal. Lì va c'è una passione per il gal, che lo quando cambiava l'ora legale, li rabbona a perdere due o tre giornate a Driafil perché la cavava minga la mattina a metterla 20 in oro quando gli era da cantare. Comunque guarda, dico la verità, eh. Lo si raffessionà a Calgalle che lì. Ma tutto si rigniva qua. E il megalda za, e il megalda là, lui fa venire dal testi che guarda. Beh, comunque, ascolta, la sem perdere al gal. Ti vuol dire che nessuno ti ha detto chi è morto? Ma no, ma guarda la Cesarina, di un minuto fa la mi ha detto che è morta la Tilde. Però, poveretto, la giva nuento tanto, mira, non è pomingo il caso a disperare come ti fa te, eh? Adesso, ma era... ascolta, la Tilde è quella col sopraccigli folti? No, quella che ha di stelle è la Tilde, la moglie di Gustavo Daloli, il fratello di Gustavo della Pieve, sa quel che andà a stare lunghissimi via? No, 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 quella che è morta, lei è la Tilde, quella, sa che giva chiureci e sventola, lei? Ho impastato troppo tender, vedi umira? Oddio, dircea, dircea. Beh, mo ascolta, mo Dio, che disgrazia che è successo. Mo fat curarvi, fat forza, mo Dio, poverina. Beh, ma far forza che bisogna essere forte per far che sta vita che da lavorare dalla mattina alla sera senza mai fermare snate. Ma ascolta, baghetti, ma qua giro, qua giro da dire un baghetti. Qua giro con sta storia. Beh, ascolta, Dio mira. Non sa niente, loro non dice manca di niente, vero? Ma ascolta, ma mio prova a dirgal, ma lì l'ha da scorso dal gal. Mo Dio, che gal! E che gal! E al gal dal suo Adamo che bisogna tirarla avanti quando è l'ora legale, insomma, guarda una storia che... Beh, ma loro dice non sa niente, da bon. Mo Dio... Ascolta, baghetti, ma... Ma vli far adventare, matto, no? Ma spulsa ver qua che... Se sanghiata da fare, aiutare a fare questi capelletti un po'. Con chi può stare a tender, guarda. Perché che sono tutti a per, guarda che se le tender, guarda. Dice, ma lei è il fiorista, ve? Al fiorista? Ma Dio, il fiorista, ma guarda. Ma guarda cosa sta portando. Aspetta con quelli salmè, guarda. Oh Dio. Beh, di che fior per me. Sì. Beh, ma perché? Dice. Beh, ma un caro minga, un ammiratore segreto, per caso. E te di un mira andare al minga a dire a tutta adesso, eh? Ascolta, mi indico mai niente. Amsimbi minga arrivare 30 anni prima che sti fior, che non sarebbe minga cascata col me Adamo.
Guarda, da damo, anche dubbi mi marecca se va stacca mi ha mandato i fiori, mi ha mai mandato niente muros, figuremo se adesso, a meno che non si rimbaria come al solito. Ecco. Sì, no, a dire la verità, una volta mi ha mandato, gli era un fiore zucca perché voleva che gli impanasse e poi che gli fa da senna. Ma allora che sti fiori, ma che gliene ero ora il fiorista si è sbagliato. Ascolta, guarda, mi sembra che sei un biglietto. Ma lì va mica visto, mi raga ragione, guarda. Cesarina ti nazzodi per piacere, che mi ha leso il biglietto. Ferma. Allora, conto, vi leso altri? Eh no, perché se vi leso Valdaghe. No. Allora, con tutte le nostre condoglianze, famiglia Bruschetta. Ma cosa vuol dire condoglianze? Condoglianze vuol dire che adesso sono morti in campo. Che morta che niente, che la stucca è morta perché limpi sempre. No, no, ma se sbaglia fiorista, sensata le sta nel ruolo del fiorista. Ma la famiglia Bruschetta, ma ascolta, ma la chi è la famiglia Bruschetta? Ma sa chi l'ha da essere? L'ha da essere al fattore dove lavorava la dama. Vale. Beh, qua, sì, me sì. Capisco dentro niente, comunque che ne rompo. Ma che ne rompo? Avanti, sì, avanti. Di busti in corchiga. Che borto. Che borto. Brisa. Ma sono il Burtu, quel che lavorava con il vostro damo lì del Piero Bruschetta. Ah! Quanti avuti che fate insieme, quanti balli che portate, cacaccio. Ha un bel lavoro. Pensa che damo il giro sempre, guarda, non ben mai, a meno che insieme, o da par me in compagnia, piuttosto che nella San Londra per lo bere. Ah, bel lavoro, mi immagino. Pensa che una volta mi recate a Rivera e infatti tutti i bar e gli osterie che gira, sì, se far male per niente, alcun fenga. Oh, caro mio! Che brutta fenga ha fatto, povero Adamo. Ecco di Borto, beh, ma chi Adamo da scuola? Quando Adamo che è in paese, ne tu, uno è il vostro e canta ne damo un recet porco. Beh, sì, ma te a chi Adamo da scuola adesso? Oh. E dice, damo! Beh, Bortu, ma con idea che la dice non stava a pominga niente, beh, la Dio mira, non ha detto niente. Come Dio mira? Ma ascolta, mi ho provato a dirga, è vero che sei distrutta dal dolore? Guarda, se ti scorda il dolore, con ciap la vita che guarda, va dalla colonna cerebrale, infine ai calcani, guarda! Ecco un po' la sciatica. Guarda! E comunque, questo è il dolore. Adesso ho capito che Walter si dà il pateglio da poco, eh? Nicchi nati in dirce, che voglio spiegare un quel. Arriva lui. Nicchi dirce, si tacchi Walter, andà a fare il tour, perché è bella capire che poggio sono i fiori. Non sei! Nicchi dirce, che voglio dire un quel. Non sei il fiore! È un quel un po' particolare, che fa anche un po' fatica, però bisogna che faga me. E poi da fare chi d'ori. Mi si infrustisce. Triste. Beh, molto male. Allora, adesso bisogna che fai una domanda. Cosa fanno la sera quando va all'osteria? Ah, dirmi almeno perché me il mio Adamo va tutte le sante sere che ha fatto il Signore all'osteria. Allora, visto che anche andare anche stasera, e cosa fa l'Adamo quando va all'osteria? Allora, rosari nella disminga ti ecco, boh. E invece cosa fa? Invece di dire rosari lui. Insomma. Prima la beve, ecco, quel vicino la manda so, E quando la beve un po', come vita ne va? Adventa, prima l'egare e poi dopo in barriera, Adventa. E quando vi fuori dall'osteria che un po' le grotte, cosa può succedere? È che con l'aria fresca sta sette. Invece da sdare, da volte può succedere che passa direttamente al sole terra. Beh, ascolta, Borto, ma a voi che te per casa stasera si ti imbaglia anche a te. Quello è sicuro, però. Cosa di? A me mi ha detto la Geltrude. Anche a me mi ha detto la Geltrude, Oh, ma pensare bene anche a me la mi ha detto. E capire adesso? E cosa revela di la Geltrude? La bocca della verità, la gazzetta del paese, la sparavali, la petegla, la ciocaronda, la neata, guarda. Allora, vedi che povero Adamo. Dio, dir la verità non è mai sta ricco. Ma vai, però. E chi quattro soldi, calgalli spentuta l'osteria, cal vagabondla.
Oddio, Dircea, l'era tan buon, E da volta l'era buon, a mo' suo però, Da mo'. Quando siamo sposati, che mi voleva andare in casa in Spagna, lo sapevo cosa l'ha fatto. Spagna. Ma portai in Spagna, no? Ma portai in Laval, e poi mi dice, tesoro, volevi vedere la Spagna? Eccola, ce n'è di Spagna qua. Mi immaginavo. Anni era minga c'è che mi voleva vedere la Spagna. Ma a me da voto clatra, quella al massimo. Me al massimo. Ecco, dice neanche minga bisogno. Dire talmente tanto poco che ho fatto in cosa lui. Ecco di bordo. Le misure che mi provo a dire che lui le gira giù fuori dall'osteria in Bariaghi in pis, quando arriva in strada le passa la motocara l'onda stessa parlando in cacchi in ottobre davanti alla strada. Lei che più è finito tribulare. Oh, 40 bordo. Minuti per dire che è morto o morì. Ma qualche volta cacchi lì. Le può mi è possibile? Però dai, Madame. Usiamo sempre sì. Buongiorno, Madame. Ma allora? Sei vedova, Dircea. Dio Dircea, ricorda di iscriverti all'associazione delle vedove cristiane. Ci troviamo tutti venerdì in canonica. Sentisci che belli predichi, calfa donga, udenzio, guarda, le commovente. Dai, va. Coraggio, Dircea, adesso è un angelo che prega per lei in cielo. A dire la verità, me l'ho mai visto tanti volte a messa, comunque. Che la busca da me, Adamo, con me povera Adamo. Porta pazienza, Dircea. Così buono. Così bravo. Così lavoratore. Oh, e così affezionato a Dircea, così affezionato alla sua casa. Così affezionato all'osteria. Lui non è grazista, lui bianco nega, non la vive. Ma che è il problema? Riprende. Oddio, come un dispiace. Come un dispiace. E pensare che non ha mai voluto fare l'assicurazione sulla vita. Adamo, fa l'assicurazione sulla vita. E lo diceva, ma perché vuoi da fare l'assicurazione sulla vita? E mi diceva, perché se tu muori, la tua dircea la sarei sistemata. E lo diceva, ma perché dovrei morire prima me? Potresti crepare prima te. E mi diceva, Adamo, ricorda che al mondo anche più vedvi che ne veduf. Ma lo no, quel delinco, quel delicato clom là, non l'ha mai voluta fare, mai. Pace bene in questa casa, pace bene. Ma che signor Barbos? Ma soprattutto... Ma soprattutto pace e coraggio. Dircea, fatti abbracciare, Dircea, che brutta disgrazia. Dircea, sono venuto col mio Beppino, eccolo. Guardo Beppino, la creatura grazie, del Signore. Grazie, signor Parvos, grazie in tu che brutto lavoro, che successo. Prego, il mestiere mio. Ma ho sentito pure. Ma mi ha detto, quando la Gertrude me l'ha detto, proprio non ci volevo credere. Poi la morte mi ha pigliato proprio questa notizia in corpo, ho detto col campanaro. Senti un po', suona le campane che sta a noi. Sento un poco Dircea, ma io se mi permetto di dire una cosa, ma io il tuo Adamo non è che voi lo vedessi tanto a messa, scusami un attimo, io quando lo vedevo, de fuori, ci provavo un attimo a parlare del Signore Cristo Dio nostro, per introdurre un poco questa pecorella verso l'ovile, ma questa pecorella sarà perché anche un poco tozza, ma dentro l'ovile, mica ci voleva andare, sai? Al so. Senti un poco Dircea, se proprio te lo devo dire, parlare con il tuo Adamo non era affatto facile. Vado io. I bus, grazie, Dio mio. Ma viene sempre gente. Non so chi era fatta, ma è meglio. Io te ne parlavo Dircea. Guarda Dircea, che bella corona. Va bellissima. Fammi vedere chi l'ha mandata. Guarda pur te di umire, fa per pure. Adamo, i tuoi coscritti.
Ah, ti va a scrivere per Adamo i tuoi compagni d'osteria, è lui che ha messo il grappolo, si sta bravo. Metla pur leva di umire, eh. Abbastite, grazie. Corone. Guarda, dirci che tra poco porteranno a casa il corpo mortale. Oh, Dio, no. Il corpo senza vita lo dovranno pure portare a casa. Senti un poco, vedi un poco di preparare, che so, un letto, due candele. E dico io, pure, mi raccomando, la corona del rosario tra le mani, quella è importantissima, eh. Guarda, dice, ti tanta da preoccupare che pensi in perché non capisci più niente, guarda, bisogna cominciare. Ti sta tranquilla, sta quiet lei che guarda, non entra, pensi in niente. Hai sentito? Senti un poco, bambino, non stare con le mani in mano, dai una mano pure tu, eh. Io intanto dico, che faccio? Consolo la Dirgea, è il mio mestiere. Vieni un poco, Dirgea, vieni. Mi siedo, signor Barbosa. Mi siedo? Sì, ce ne sono due, mi siedo in questa? Sì, sì, smetta pure. Ah, questa la mettiamo qua per il nostro Beppino quando arriva. Sì. Dirgia. Dirgia, senti un poco, ma tu non devi essere addolorata in questo senso. Ma la morte non devi vederla nel senso proprio tragico della morte. Uno dice quello è morto, e si fa presto a dire quello è morto. Ma Dirgia cara, quando uno muore, è vero che porteranno a casa il corpo mortale, primo di vita, ma tu non lo dovrai vedere lì come per dire, oh Cristo Signore, questo è privo di vita, e piangere con un cospetto e con un dolore immenso. E come lo hai da vedere allora, signor Parvolo? Adesso ti spiego. Tu devi vedere quello il corpo, ma la sua anima, quella che tiene dentro questo Cristo, ora volerà nel regno dei cieli. Tu devi immaginarti il tuo Adamo nel cielo, nelle osterie, a parlare del Signore con i suoi amici dell'osteria. Anche in cielo? Ma certamente. Mamma mia. E quello parlerà del Signore Dio nostro, perché poi la morte cambia tutti, pure Beppino, cambierà pure lui, sta bestia. Ma non lo vedi che hanno preparato il letto? Oh, che brutto! Grave signore, la salma la depositeremo lì. Oh, Dio, mamma mia! E guarda, dice adesso che è finito preparare il letto, in cosa? E la cale sistemata, Dio, mamma. Adesso bisognerà che pensassi anche al cimitero, alla tomba. Oh, Dio, vado a pensare. E purtroppo. Guarda, sembra già di vederla. Una bella spianata di marmo, con da una parte una bella lampada d'utonto, tutta lustrata col sidol. Dall'altra banda un bel vaso per i fior freschi. E in dal mezzo una bella statua della Madonna addolorata e il tadumetta. E pensa che bella, guarda. Mi mettere tutta attorno una bella iola d'orchidei che guarda che fa il giro tutto bel. E poi dopo magari fai anche un bel pergolato. Sì. E poi dopo dentro all'oculo fai il bel parquet. Secondo me guarda che deve essere città tu. Ma no! Ma anche ancora da finire a pagare il mutuo della ca? Ci avevano un supplice? Al supplice per terra! Sotterra il supplice e poi d'agnamento al beccamor perché il faga la busa la scava su 20 metri più fondo di quella che hanno adesso. Guarda mo. Sì, no, Dirgea. Ma Dirgea. Ti prefer nantar quel, Dirgea. Ehi, ti prefer una tomba familiare. Sì, eh. E sì che il posto è in partita. Ah, è vero. Scusate, ti consigli un po' mio ora che venga da dare. Futuro, Ah, ecco. Dirgea, ma... Senti un poco, ma io capisco che tu sia sconvolta dal dolore, ma io ti proibisco di dire queste cose. E poi, giusto appunto, proprio ora che sta per arrivare, la salma. La salma. Oh, Dio, mamma mia. Il busso non sarà mica la salma. La salma è difficile che bussi, però, Peppino, speriamo di no, io tengo pure paura dei morti. Mortacci sui. Ma cos'è le leggi qua? È molto. Ah, che sono ste bandiere? Ah, non saranno quelle del partito? Bandiere, quelle del partito, questi che manca mai, come una prelepiolosi prima arrivata. Santi signore. Cos'è mia Oh, queste chi guarda, queste fa vedere quelle di reduci combattenti. Beh, ma si l'ha scartata militare. Beh, perché era il malè? No, lei perché? An arrivava minga al Missouri, insomma l'era magra e smis come un ciol. Però l'ha messo un bel po' tiro di polpave con quel che preparava la sua Dircea. Allora, trippa, luganiga, pansette con gay. Andrà che... E fa di chilo, eh. Fa di chilo.
E Clatra, chi è la Clatra? Quella qui, adesso cosa che è scritto, guarda chi è, che è scritto AIDS, Associazione Italiana Donne Sopravvissute. Beh, ma gli è il vedvi, Beh, qua che entri a me col vedvi. Adesso dice che si può entrare anche a voi adesso, Non ricordava più, ma è vero? Al limite in chi è, dirci, che ci vedo. Ah, pure già pur le dozzine a letto. Okay. Sì, stanno belle. Beh. Oddio, mamma mia, ma quando la lavo? Insomma, Garaviglioli, io direi che noi ce ne potremmo pure andare, Cioè, ci ritiriamo e lasciamo che la Dirgea sfoghi il suo dolore in un pianto liberatorio. Che dici, Peppino? Lasciamo sfogare questa povera vedova? Fammi un averto unico che avevo in mosca. Così in giro, senza po' mia corrente. Bravo, anche a me dice, saluto, sta tempo per l'usare. Grazie a tutte, grazie a tutti. Più o meno sta che con me. Mi dice, paga condoglianze in coro, Marmanda. Grazie, grazie. Non esci pure, non mi fare fare brutta figura, non pigliare su niente. Grazie. Dirgea, fatti abbracciare, non mi capita tutti i giorni. Dirgea. Grazie, signor Parvost, grazie. Mi raccomando, quel pianto che sia liberatorio. Va bene. Liberatorio. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Metta il mucchio. Oh, Dio mio, guarda. Ancora da far dire un bel po' di messi per quel povero Cristo dal me Adamo. E pensare, Dio mio, che senso che l'ho lasciato visto. Ha fatto una sicurazione sulla vita. Ma che l'ho fatta lì stessa, Dio mio, l'ho fatta lì stessa. Ma che l'ho fatta lì stessa. Beh, l'ho fatta lì stessa, Dio mio. L'ho fatta lì stessa. Ma che l'ho fatta lì stessa. Ma che l'ho fatta lì stessa, Dio mio. Dio, la mia mica è una gran cifra, ma le bastesse per sistemare il mio futuro, Ma meno male, perché bisogna pensare a chiater, ma anche poi mica niente male a pensare anche per la nostra triste solitudine, Sai cosa fa, Dio mio? Me vaga a telefonare subito, perché bisogna poi sistemare imprese, che poi mica da stare lì a piangere che insieme, no, è successo, perché interessi, interessi va fatto subito. Bravo. Se quello è successo, adesso purtroppo. Bisogna fare una tragedia adesso. No. Allora, mi telefono subito, allora, aspetta, mo che ti fuori di c'è, che se succede, non vedi neanche il numero del telefono, ve. Allora, 2, 6, 9, 1. Pronto, è l'assicurazione alla previdenza? Volevo dirle che il signor Adamo Tappabuchi è morto defunto sotto un motocarro, E me ho pagato l'assicurazione della sua tagli di tirar fuori i soldi, Passerà un agente? Beh, ma quale agente? La polizia? Di Vigi? Ah, no, un agente della compagnia. Oh, xenden ben. Va bene. Cosa ha detto? Ci ho pagato il premio. Ma si water che guida a pagare un premio a me che avevo pagato tutti questi anni senza mai saltare niente una rata. Ecco, cosa ha detto? Condo cosa? Condoglianze? Ma lo sento di ancora questa parola. Comunque grazie anche a lei, grazie anche a lei altrettanto, grazie. L'aspetto, Allora, tutte cartelle da 100 euro se possibile, Tutte nuove, appena uscite dalla fabbrica, Grazie. L'aspetto in fretta, in fretta. Va bene, grazie. Buongiorno. Brava Dircea, decise e senza peli sulla lingua. Brava. Dio mio, in questa l'hai fatta, Sì. Questa l'hai sistemata. Pensa che disgrazia, Dio mio. Andare a finire sotto un motocar? No, non si vuole mica andare a finire sotto una calbella di macchine di lusso. Fa chi macchinon di signori, chi ha i signori, che anche macchinon da lusso long proprio, chi gan dagli assicurazioni, che lei sborsa i soldi, gan mica te. È vero. No, sotto un motocar. Insomma. E poi magari neanche sicura va a finire.
sa che la Margherita del Pulpetti, quando il suo Faustino le andai a sfilsare dritt fil sotto la corriera che l'ermas là più piatta di una sogliola, guarda che l'ha d'aver già passi 50.000 euro dell'assicurazione. Me la damo sotto un motocar a sper che almeno 40.000 euro si possa ciapare. Pensa se devo finire sotto la bicicletta. Vedi, Umina, l'è stata una grazia ricevuta, che mi sembra mica andare a finire sotto una bicicletta, perché sennò, arrivederci, ma 40.000 euro. Poi magari gli venga a pagare la bicicletta. Ah, guarda, sei stata. Beh, spero solo che l'ha mancata a pulire, perché lui non slavava mai, la doccia la fava solo. Quando più iva, che gli va qua dal bar in Bariag, e intanto la slavava. Oh, Dio, mamma mia. 40.000 euro. Certo che vedi, Umira, ce ne hanno mai resa da viva, almeno da morta. Almeno da morta, che l'ha vado a fare quel bon per la sua dircea. 40.000 euro. Sai cosa fa di Umira? Oh, se le vera caccia 40.000 euro, me ogni 10.000 euro fa dire una messa. Oh, 10.000 euro a fa dire una messa, 40.000 euro, 4 messe, sì. Ascolta, beh, se arriva a 50.000? Ove, se arriva a 50.000 euro, di che davanti da tutta vuoi fare una cerimonia funebre che vuoi che tutti saltegnano in me, a vuoi fare la messa cantata, a vuoi fare la processione con la banda da Scoot Gang, e a vuoi proprio una cerimonia. Certo che io vedo i 40.000 euro attacca a tirar via. Tutto che ho spesi che per la messa. La casa da morta, il funerale, il cimitero. Fa presto, fa presto a calare i soldi. Fa presto. Ascolta me, e comprare una pelliccia ha premesso la volta buona. Oh, Dio mio, adesso pago un pensiero in me. Comunque, mia adesso vado ad andare. Comunque, a Sardegna man. Ciao. Ringrazio. Minga piazza. Fa mangiare in una mezza. Ciao. Grazie, Dio mio, grazie. Sa che il tuo amico in manca mai. Per fortuna che ci sono altri, guarda, Dio mio. Ciao, grazie a tutte, Dio mio. Ma figura. Ma vuoi vedere che la Diumira l'anna minga avuto una brutta idea, ma vuol vedere che l'è la volta buona, che la dircea la sfa la pelliccia, magari una bella pelliccia di visione. Pelliccia che mi ha regalato la dama per il 25esimo di matrimonio. Mi ha fatto fare una pelliccia con il pel di Cunen che moriva con la muria, l'andu lauravo. Ma una pussa che quando gli vindos la gente ma stava lontano un chilometro. Aveva una vergogna, sembrava un orso polare, pussava come nendas. Una vergogna, ragazzi, che so solmente. Ah, che adesso fa la pelliccia vera, allora adesso fa due conti, perché dir la verità, a me 40.000 euro non so neanche come si scrive, mica solo come mi hanno fatto, neanche come si scrive. Adesso fa due conti, non ho mai avuto la mia vita, ma 40.000 euro, neanche mai insugnata davvero. E una volta buona, sembra, beh. Allora, 40.000 euro tir via, 5.000 della pelliccia, perché una bella pelliccia, 5.000, arrivano 35.000. E poi dopo, 1.000 euro che vuoi andare al mare, che vuoi andare a vedere come l'hai fatta, perché me non ho mai visto al mare, che è pin d'acqua fino all'orlo, quindi 1.000 euro per andare al mare. 500 euro per andare dalla sarta, farmi un qualche vestì, perché avere un po' spominga neanche andare al cimitero tutta la mega con quel vestì, bisogna che un qualche vestì a Valfaglia. Poi dopo, 500 euro per il trucco, profumi, un salto dalla pettinatrice a farmi i colpi di sole, i colpi di sonno, non so neanche come si dice. E poi dopo tegni in dria, donchina. 2.000 euro li metti in dal cassetto, perché con tutte le chissò, 2.000 euro in un cassetto. E se presto
Sono suo maestà re d'Inghilterra. Ho perso la corona a giocare al bocce in osteria. Ascolta, ma sentite di rimbambiti, per forza che sono mille, tutte sere. Anime sante, anime purganti, santi, rubini, cherubini. Ma siete spirito della damo? Ad spirito in corpo, dec per garantire che sono un bel poco. E io ho tutto il gambi qui. Ascolta, che mica l'ho da spirito, ma i gambi che. Però gli occhi vedono bene, ascolta, ma può fare il letto? Invece, non dire mica di parente, eh? Adamo, calletto, le... Ascolta, ma lì calcandeli. Ma lì calcandeli, salta il punto, dove? Adamo. Allora, capite, se... Calcandeli lì, gli è impar... Ma che è? Beh, i fiori, il bandino, beh, qua è la festa del patrono. Adamo, le chi fiori, gli è impar... Ascolta, ma sfondò lo sgabbioso dal gesso, ma t'ha mai detto niente, t'ha mai detto, ascolta. Ecco, le tutte parle. Ascolta, ma avuto scorre, tenni una paresi infantile, la lingua tenni. Una volta buona. Meglio tardi che mai, una paresi. Adamo. Grazie, allora c'è un ascolta, ma te ma star bene, Adamo, ma sei sicuro di star bene, Adamo? Beh, dopo un quartetto, due. Tientri. Sto sempre bene. Ascolta, Adamo, manca minga dal freddo addosso, dal freddo in dios, tutto un freddo per tutto. Senta, minga freddo. No, mi sta bene, non sta da Dio, guarda. Ascolta, Adamo, senta, minga io sono un po' rigido, sa che la rigidità in dios, in di muscoli rigidi. Belli, morbidi, come guarda, belli... Ascolta, Damon, sentatemi un cerchio alla testa. Oh, adesso basta, eh? Ma torno un sento. Io non so se la testa. Ascolta, Damon. Ma porta a casa il naso, un gusto di treni. Damon, sì, è nato in cato da dire un quello, Damon. Lascia il poschi, adesso mette sì. Sì, lascia... Se fammo che... cascare al bici, è nato in che... È possibile che cascata mai in bici? Dopo tal dato. Per fortuna che è col mio. Ah, ecco, per fortuna. Tenga sempre il tuo in bisacca, pronto uso. Ascolta, Damo, ma te, a neminga che per caso adesso a te, per essere in purgatori, per esempio, ecco, in paradiso. In paradiso è impossibile, tanto per garantire. Perché è impossibile? È impossibile perché almeno in paradiso spero di aver minga la mia dirce, ecco, lo stecchi per rendere. Ascolta, Damo, ma te sei proprio sicuro di non essere mica morto? Dice, in quanto servente non sei mai stata un'aquila, adesso te lo dico. Però fa vedere perché secondo me ti anche ad avere un occhio lì fa vedere una psicologa ad avere lì il Salmer lì. E cos'è l'Alzheimer? È quella che se ti avvento minga deficiente capisci più niente, insomma. E allora mal di te Adamo il perché? Mica clava mai capire i mondi, Mal di te il perché tutte le chifiori, il perché delle calcandeli, il perché delle calcuroni. Ma se le mesore che ti mandi con te! Vieni per te, Adamo, tutte le claroba le per te. E allora chi l'Alzheimer al medrino dire a me perché? A me non capisco più di fare niente. Allora, tu ne mi indri un pass, Adamo. E tu ne mi indri un pass. E lascia le bever. Allora, sì. E gnucche, la Diumira e la Cesarina. Tu ti disperati. Vai, buoni quelli lì. Sì, sì. I mandit che tende al fuori dall'usteria, si da sotto un motocare e ti è morto. E pensa che gnucca per vostra, è bella che è farma il condoglienza. Niente è buono. È spusso perché hai inventato questa ciavata qui? Adamo, allora gradite la Gertrude. Ma la Gertrude è la tabaccara? Sì, la Gertrude è la tabaccara. Quello... Ma ascolta, ma non sa nemmeno che quella lì la conta solo del ciavati? Cioè, e perché c'è anche tutto il giornale? E infine l'admenga che venga a casa a messa, sa che te il compro solo l'admenga quando venga a casa a messa, te l'espo scianca, fino l'admenga. Ma è meglio da cartigianica questo. A cosa costa la cartigianica? Urgia! Risparmio! Allora... Ma che lo compravo bene? Beh, tenta il drug da cartigianica, per
però me continuo a comprare per me la carta igienica perché me sono più delicata che te per sé. Oh, è più delicata. Vabbè, va bene in questa. Va bene. Certo che lei è vero che la carta igienica la pulisco questa qui, lei è un po' lucida, la sposto sole. Ecco. E una volta me lo sono tirato alla fine, cavolo la cupetta, me lo sono tirato. Comunque! Emanuele! La Geltrude! La Geltrude! La Geltrude non spara balli! Anche me che lo scuoto la Geltrude! Sai cosa? Sai cosa l'ho fatta la tardi? Adesso te la vuoi proprio con te. Oh, adesso il tacca non lascia più le. Dai. Allora, la tardi. Praticamente, vedi, dal funk al vinso, sai che lì è la bottega not band? Là sta il Beppi, no? Al Beppi sa un'etta. Guarda che intanto. Sta il band. Allora, vedi, dal funk al vinso, dal curti del Beppi. Allora chi? Vedi, dal funk, tacca c'è me. Dopo 5 minuti, arriva tutti i pompieri. Do camionetti e la scala. Do la scala. E poi dopo chi? La protezione civile monta tutto il tendi e tutto il cose. E poi arriva chi? Un nuvolo di gente. Arriva tutti il sindaco, il sindaco, il cosi. Sprepara là con la gomma dall'acqua. Beh, tutta quella gente lei arriva, I girano tutti. A tal d'acqua per garantire. Mamma. Tutta! A chi il funco continua a nessuno. Zappo nuota, sempre un da vedere perché. Minca perché sei curioso. No, minga per quelle. Anche tutti i pompieri fermi, sei pronti con le cose, guardano che il sindaco con la sua fascia da una banda. Alfa, al mio segnale spegnete l'inferno. E via! E acqua e loro, acqua! Acqua con chi dica un quarto d'ora d'acqua! Che mi tratta non fa schiva l'acqua. E un quarto d'ora d'acqua! Qua finalmente mi è piaciuto il fumo, ciappa la scala, va a vedere. Arriva in su a gira il Beppi Saunette. Lì vedi a far la carne i ferri. Lì era là con due custini in man. Calga inguratente che più brut canca. Ma se servisce. Ah, mi immagino. Non più brut lavoro. Ma guarda. Ah, mi immagino. Però te zio da buona l'usteria, eh? Per bacco, e dopo sono io, drifila ca. Drifila, proprio minga drifila. Stasera si deve fare un attimo da più perché è ma vumbi ci rende più. Per consolare la genere. A mi immagino. Lei che mi è capitata bella bella la genere. A mi immagino. Le turna tutta ca. Scusi e buoni. Le turna ca, sempre. Le turna ca. Le accatta la sogine. Lunga da stesa insieme al pavimento. Dura, caccia pan colpo. Ma chi è la Gina? No, alla genere che caccia pan colpo perché la dis da Gina, lunga da stesa. Sul pavimento. Ma che brutto lavoro. Guarda lì là con gli occhi spalancati sì, che la guardava pareva che disse adesso cosa farai senza la tua Gina. A che voleva che si bene. Pensa a chi va a portare in due custini che si era il maschi quelli del Beppi che li va a bagnare a chi ha portato a caluta dare da mangiare la Gina. Oh, certo che costava poco a mantenerla con due custini. Ah, se la cavava con poco. Arriva ancora la sua bella cadena d'oro. Arriva una cadena d'oro? No, d'oro, adesso è una sorpresa, insomma, arriva la cadena. Basta per non farla minga scappare. Beh, ma il ex è geloso? Beh, questo non sta minga mai con te. L'arriva ancora la sua bella pelliccia bionda e il suo bel pel biotto. Svecchio, non minga fatto in tempo a fare la ceretta, Tuttavia, gli dice, donna pelosa, donna virtuosa, oh. Beh, adesso virtuosa te la so può dire. Anche è scappata tre volte, tutti e tre volte, la che è tornata qua incinta. Sai, con tutti i mascenchi che curiva di lì. Beh, ma ascolta, beh, ma allora la teneva lì stessa, Cos' mai, che era tanta affessione, Avrei vederme la damo, cus la refat, se la so dir cea, li sfat come la Gina. Certo che la genere non si va minga a catar una donna più infedele che Lia, Ascolta, ma che donna d'ascolto? Beh, ma è la Gina! Mo' sturdita, ma la Gina lì era la sua cagna! Oh, mo' lascia! Ma che cosa dici? Mo' lascia lei, Adamo, scontata! Ma che cosa dici? Eccoli! Proprio in cuo che zia morta! E dai, zia morta, in cuore! Insomma, Adamo, dimmo adesso cosa fai? Cosa femmi adesso per risolvere che sta il problema? È che il tuo padrone, il Piero Bruschetta, la manda i fiori! Anche lui? Sì! E te lo dico come sta il megal?
No, perché ne minga nulla. Al mamma andai fior del fiorista, ne minga nulla persona. Qua femmina, Adamo. Guardavo il megato. Am se minga mandare in dria tutti questi fiori. Ma la gente lo direbbe che gli è torto in giro, eh? Ma ascolta, questa è bella. Ma mi c'è su. Aveva che l'osteria fa tutti questi casanchi. Ma non mi è capito, allora. Cioè, per me mi sono vive, per chi altro sono morto, praticamente. Sì, praticamente, l'ex. Pensa a te che situazione, Adamo, pensa a te che situazione, almeno fosse morta buona, anche la mia problema, eh? Ah, ecco, no, adesso bisogna che risolviamo, questi problemi. Dai, pure, ma la slungata la vita. Ma femmina, Adamo. Ma come femmina, ma cosa ho avuto che sappia, ma cosa femmina? Vedete, Adamo. Qua me con i miei risparmi ho fatto un'assicurazione sulla tua vita, ecco. E magari... Ma magari cosa? Dai, dimmi in questo. Chi saremmo? Saremmo il cerchio. Adamo! Ma te privatamente non far finta di essere morto! Oh! Dai! Ascolta, a che sa il cervello in damasse? Far finta di essere morto! Allora, vanno a spiegare te a tutte le classi perché sei ancora vivo! Ma ascolta, è l'assicurazione che ho fatto, Adamo, sarebbe un mucio soldo, Adamo. Dai, sai cosa fa? Tanto metto il tuo vestito negro e quello del matrimonio. E porta glass dentro la naftalina in bisacca che pus da morta, che se pus un po' di più da morta. Dai, Adamo, dai, vada. Ma andiamo a dire, ma cominga, voglia. Dai, ma so neanche in quella vestita del matrimonio, di c'è. Dai, Adamo, di c'è. Ascolta. A scarpi, può fargli? Mi metti a scarpi che... Hai mai visto un morto che va a spasso, Adamo? I scarpi vola a minga! Vabbè, ho capito, però non gli ha mai visto un morto a scarso. Vai, ascolta, dice, il cappello, che nuovo, forse è bello, no. Ascolta il cappello, cambia i coppa, l'han passato, il tegoli, è più minga dentro, Adamo, vuol minga il cappello. Dai, che... A ah, che sa più oro, più dentro. A può arrivare un qualche don, dai, da spegnat, Adamo, da spegnat! Ma io non l'ho miss! Ma lì l'armari, attacca la croce dentro dal sacco, ehi! Ma sac da morto? Ma no, il sacco di vestì! Signor, guarda so con i tocci misericordiosi, prego. Perché che? O che diventiamo ricche, o che andiamo in galera, tu,